Mirko Frezza, romano verace, ha 40 anni. Attore dalla bellezza ruspante, un po' alla Giannini, in Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, occhio ceruleo, corpo rigorosamente tatuato. La sua storia è diventata un film, Il più grande sogno, presentato a Venezia, l'esempio di un riscatto sociale. Cresciuto in periferia, viene notato per l'attivismo nel suo quartiere e nonostante un passato da galeotto, trova nel cinema e nella famiglia la sua redenzione. Ora ha una moglie casalinga e tre figli. Saprà mangiarsi l'esperienza di Pechino Express in un sol boccone? Tommy Cutie, rapper afro-italiano, nato in Nigeria nel 1989, il suo vero nome è Tolulope Olabode Cutie. La sua famiglia è arrivata in Italia quando lui aveva 2 anni. È cresciuto a Castiglione delle Stiviere, piccolo comune in provincia di Mantova, si è laureato a Cambridge in Gran Bretagna in scienze della comunicazione. Appassionato di rap e trap, scrive i suoi testi e riesce a farne arrivare qualcuno a Fabri Fibra, da qui inizia la sua carriera. È un artista impegnato, dà voce a chi si sente discriminato ed è entrato in polemica anche con Salvini. Insomma, Pechino Express 2018 sarà una passeggiata per lui. Inutile dire che questa coppia ha già un sacco di fan.